Ciao ragazzi, oggi andremo a fare il video reaction alle vostre custom. Ovviamente questa è una nuova serie che porterò qua su YouTube, quindi al titolo di questo video aggiungiamo parte 1. Una piccola cosa che volevo dirvi è che qua su YouTube non metterò più i sottotitoli. È una cosa abbastanza inutile, soprattutto su questa piattaforma, e sinceramente mi prende anche troppo tempo farli. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate qua nei commenti. Partiamo con la prima. Questa tastiera è di una mia amica, Zanni KB. Questa tastiera si chiama Libra Mini, ha dei keycaps in PBT con un profilo DSA. Come switch ha dei TTC NCR da 62 grammi, ovviamente lubati, degli stub dei Duroc V2 con del tape sotto di essi. Infine è una tastiera gasket mount 40%, quindi abbastanza particolare, un foam in porom tra PCB e il plate in alluminio, infine il case è composto da strati di acrilico. Quindi andiamo al sound test. Allora, il sound è veramente spaziale, è molto poppy. Quella specie di analogico che prende la funzione delle freccette è un bel tocco di classe. Il layout è stile Alice, molto particolare e mi piace molto. Anche i keycaps non male. Non mi convince troppo il font, però va comunque bene. Quindi, Zanni KB, per ora ti prendi un bel 8 su 10. Passiamo al prossimo. Stop! Abbiamo un ospite. Papà Tommux, prego. Tieni. Buonasera. Ma cosa devo fare? Devi reagire a questa tastiera e fammi sapere cosa ne pensi. Beh, come estetica è molto bella, mi piace anche il tipo il joystick, non so come si chiama, e l'abbinamento ai colori, bella, vabbè, è bella, dai. E come suono? Non me ne intendo tanto, mi sembra molto pulito, gommoso, cremoso, gommoso. Va bene, mi hanno obbligato, io non volevo. Aiuto, ne vado, ciao. Quindi, la prossima tastiera è da Youngest.stfn. Questa tastiera ha come base una SK73, dove ha dovuto fare ben dei mod agli stabilizzatori e tape mod. Come keycaps abbiamo dei keycaps di Amazon, non so quali, non li ha specificati, nessun problema. E infine ha mischiato un po' di switch, degli Aco Crystal e degli IATS 1 Pitch. Quindi andiamo a sentire il sound test. Allora, contando che è comunque una tastiera abbastanza economica, per il suo è buona. Non riesco bene a capire il sound perché ha scritto molto lentamente, però sì, il sound è anch'esso creamy, non toki, creamy. Quindi, caro, ti prendi un bel 6,5. Come consiglio è quello di lubrificare gli switch. Quindi, passiamo al prossimo. Come terzo e ultimo per questa puntata abbiamo Aimescape. Anche lui è un TikToker, lo seguo anche, quindi andiamo a vedere. Come base ha una Gamakai K61 in acrilico. Come switch abbiamo dei KTT Grapefruit lubrificati. E sopra troviamo dei keycaps Iceberg assieme a un Artisan. Le mod fatte a questa tastiera sono la tape mod, la foam mod, la lubrificazione degli stub, affiancata dagli stem clippati, e ha fatto anche la band dei mod. Quindi andiamo a vedere il sound test.
Allora, gli Switch mi piacciono, sono abbastanza basici come suono. Comunque la tastiera in sé è molto buona, anche di estetica mi piace molto, soprattutto i keycaps. Tutti gli stabilizzatori hanno tanto tic, ti consiglierei di fixarli. Ma in sé la tastiera è molto buona e si prende un bel 7. Quindi ragazzi, la prima puntata finisce qui. Se volete partecipare scrivetemi su Instagram e trovate su TikTok il video con tutte le informazioni. Vi lascio il link qua in bio. Come avete visto, qua da me è già Natale e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video, ossia la seconda puntata. Da Tom Mux Tech è tutto.